Allora, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, questo video sarà dedicato alle nuove tendenze autunno-inverno 2018-2019 e in abbinata comunque vedrete anche il mio ultimo shopping di questi ultimi due mesi, diciamo, sì, un paio di mesetti. Allora, qui a Milano devo dire il tempo sta reggendo, stanno facendo belle giornate, oggi è un po' nuvoloso, però comunque non sta piovendo, la temperatura è veramente alta, cioè fa caldo. Io oggi ho messo questo maglioncino sottilissimo, ma sento veramente caldo e infatti ieri ero comunque, in questi giorni ero comunque leggera, a mezze maniche con giubbino di jeans o al massimo appunto un giacchino leggero. Veramente sta facendo una temperatura ideale, cioè un vero autunno, ecco. L'autunno la primavera sono le stagioni che preferisco in assoluto, perché non fa né troppo caldo né troppo freddo, quindi sono veramente la giusta via di mezzo. Sono andata dal parrucchiere oggi, ho tagliato i capelli, anche se non sembra perché sono comunque lunghissimi, ma erano diventati veramente super super lunghi, cioè sembravo Rapunzel. E però più che altro, sì, va bene, i capelli lunghi sono bellissimi, però le punte erano super rovinate e quindi ho dovuto comunque darci un taglio. Allora, cominciamo con la prima tendenza, forse la più lampante, quella che appena comunque fate un giretto, diciamo, per strada e per le vetrine di tutti i negozi, di tutte le catene low cost, eccetera. Un unico tema che balza agli occhi, proprio palese, lampante, sicuramente la stampa animalì. Zebre, pitoni, leopardi, come se piovessero. Devo dire la verità che io non amo il pitonato, quindi diciamo non è una stampa che preferisco. Diciamo che l'animalier si è comunque, cioè sempre un corso ricorso storico, anche nella moda appunto ci sono i corsi ricorsi storici, quindi si è comunque già portato, ovviamente. Ricordo anche negli anni 90 comunque l'animalier andava, soprattutto il pitonato, insomma, mi ricordo mia mamma aveva un pantalone in seta, stampa pitonata, ma comunque non è mai stata una, diciamo, una fantasia, una stampa che prediligo. Anche il leopardato sicuramente, diciamo che tra le tre è quella che preferisco, e ho qualcosina perché ecco, anche quella non è proprio di mio gusto. Bisogna comunque stare molto attenti con l'animalier, perché si rischia comunque di sconfinare comunque nella volgarità, insomma dipende come lo si abbina, dipende dalla stampa, come è fatta, dal tessuto. Rischia di essere anche abbastanza dozzinale, quindi non, insomma, è rischiosa, ecco, quindi bisogna vedere anche come lo si porta, cosa si sceglie, eccetera. Per mio gusto personale, quindi io scelgo giusto qualcosina. L'anno scorso già si cominciava a portare il leopardato, non tanto quanto quest'anno, perché quest'anno poi si è aggiunta, come dicevo, anche la stampa comunque zebrata, pitonata, insomma, tutto lo zoo. Ma comunque un po' di leopardato si è già visto comunque da un annetto a questa parte. E infatti avevo già preso l'anno scorso un cappottino, che è questo qui di H&M, e a me piace tantissimo la stampa leopardata con il grigio, la preferisco nettamente a quella classica, diciamo, con il marrone. È un cappotto che resta molto molto lungo, e questo già l'ho preso l'anno scorso, quindi me lo sono ritrovato per le tendenze di quest'anno. Continuando sulla scia della stampa animalier e nello specifico del leopardato, sono andata da Stradivarius e ho preso un paio di stivaletti. Allora, gli stivaletti leopardati erano una cosa che insomma mi solleticavano già da un po' di tempo, ecco, già forse da un paio d'anni a questa parte. Ovviamente sapevo che era una cosa particolare, che non sarebbe durata chissà quanto, insomma una cosa sicuramente che oggi va, domani non va più, quindi non volevo spenderci tanto, e non avevo trovato quindi mai questo giusto compromesso tra prezzo e comunque ecco, anche estetica, ecco, quindi magari trovavo degli stivaletti che costavano di meno ma non mi piacevano come erano fatti, viceversa trovavo degli stivaletti comunque leopardati che mi piacevano ma non ci avrei speso insomma quella cifra. Quelli che ho trovato da Stradivarius sono questi qui. Io li trovo molto 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 carini e veramente ben fatti. In genere questi qui leopardati sono fatti in cavallino, infatti a me piacevano molto in cavallino, quindi un po' pelosetti, però questi qui invece sono fatti simil suede, ovviamente simil, e quindi in tessuto, ma sono fatti veramente molto molto bene.
Il modello è veramente molto molto carino, cioè al piede sono veramente carini. Hanno questo tacco super comodo perché comunque è bello largo e non è molto molto alto. È anche lucido, quindi secondo me è figo. La linea è veramente carina, la punta rimane leggermente stondata, insomma, tra lo squadrato e lo stondato, quindi non sono né a punta né, diciamo, quadrati, e portano appunto questa zip laterale. E non lo so, a me sono piaciuti tantissimo anche il colore, la stampa, sono veramente ben fatti, cioè al piede fanno veramente un bel effetto. E nulla, io ho preso un 38 e questi li ho pagati 29,99, sì. E quindi diciamo un prezzo super accessibile per farsi passare un po' lo sfizio, diciamo, per seguire, ecco, un po' la moda, la tendenza, per creare degli outfit comunque con quella particolarità in più. Un'altra tendenza è il color tabacco. Il colore dell'anno è sicuramente il color tabacco. Vedete dalle vetrine, insomma, che veramente, insomma, è un colore che campeggia, ecco, un po' in tutte le vetrine. E è un colore che a me è sempre piaciuto. Io lo adoro da sempre. Color mattone, color tabacco, terra di siena bruciata, insomma, tutte quelle tonalità. E ho fatto abbastanza shopping in tal senso perché finalmente, insomma, sono riuscita a trovare più cose di questo colore perché è un colore che mi è sempre piaciuto. E nulla, allora, da Zara ho preso questo maglioncino. Questo colore è stupendo, secondo me. Veramente lo vedete ormai dovunque, cioè le vetrine sono completamente sommerse, diciamo, da abiti, da, insomma, accessori in questo colore. Ho preso questo dolce vita perché io utilizzo tantissimo i dolce vita d'inverno, mi piace molto il collo alto, mi piace come veste, molto, lo trovo molto chic, raffinato. E poi, insomma, sono dei capi basic, che vi risolvono sempre, insomma. Li potete mettere con una gonnellina su un jeans e insomma veramente vi risolvono, insomma li trovo super super comodi, li sfrutto tantissimo. Questi qui di Zara mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto per il materiale con cui sono fatti. Questi dovrebbero essere viscosa sicuramente e vediamo, no, 100% lyocell, che come sapete, se mi seguite appunto da un po', sapete che è il mio tessuto preferito. Il lyocell è veramente bellissimo. Ha queste costine larghe, quindi mi piace molto anche la lavorazione. E poi mi sono innamorata del colore, è veramente, veramente stupendo. Di questo ho preso una taglia M, sì, e l'ho pagato 25,95. Lo stesso l'ho preso anche in nero perché comunque è un dolce vita nero, secondo me è un jolly, un must have. E niente, insomma, sempre 25,95, sempre una M. Poi, continuando sempre col color mattone, tabacco e via dicendo, ho preso sempre da Stradivarius questo chiodo, simil suede, sempre, quindi simil scamosciato, fatto veramente molto molto bene il materiale, mi piace tantissimo, è super morbido, sembra veramente renna, cioè, perché è bello scivolato, bello morbido, quindi mi è piaciuto tantissimo. Questo lo cercavo già da un annetto, però insomma non avevo trovato ancora uno che mi piacesse. Niente, il classico chiodo, insomma, che fa anche Zara. E con, vedete, la cinta, veramente, insomma, il classico chiodo. E però in questo colore stupendo. Questo mi piace tantissimo anche sul nero, cioè secondo me per staccare è veramente figo. E niente, quindi sembra proprio un classico chiodo in renna. E quindi, diciamo, sempre in base alle tendenze, anche questo colore sicuramente è in linea quindi con le tendenze di quest'anno. Questo ho preso di questo sempre una taglia M e l'ho pagato 39,99. E poi ultimo capo, sempre sul filone di questo colore, è questo top che ho preso sempre da Stradivarius, classico toppino, insomma un po' lingerie, con questo dettaglio in pizzo nero e poi questo più che un tabacco è un terra di siena bruciata. E niente, insomma, tutte queste tonalità che adoro. Questi top li ho usati tantissimo quest'estate, secondo me sono carini e danno un tocco di femminilità in più all'outfit, anche magari d'inverno sotto un cardigan di lana o sotto un maglioncino, secondo me sono comunque sfruttabili. Questo l'ho pagato 15,99, ho preso sempre una M, sempre Stradivarius.
Poi, altra tendenza, sono gli stivaletti rossi. Cioè, in tutti i negozi di scarpe vedo questi stivaletti rossi, di stoffa, quindi diciamo modello calzino o comunque camperos. Insomma, il rosso comunque è un colore che torna anche quest'anno. Già l'anno scorso, insomma, è stato un po' il colore diciamo, dell'inverno 2018, però ritorna anche quest'anno, soprattutto appunto nelle scarpe, quindi vediamo molto questi stivaletti rossi e anche accessori, ecco, rossi. Inoltre ho unito, diciamo, due tendenze, quella del colore rosso e quella del marsupio. Allora, ho preso quindi come accessorio, ecco, rosso, il marsupio. Anche il marsupio è una super tendenza di quest'anno, anche su Instagram, insomma, li vedete veramente dovunque, soprattutto, diciamo, ecco, sui blazer messi appunto proprio a vita alta, proprio come cintura, e poi insomma il dettaglio del marsupio, famosissimo quello di Gucci, che insomma si vede un po' dovunque. Io l'ho preso da Stradivarius perché comunque non volevo spenderci chissà quanto, perché comunque il marsupio non è una cosa che utilizzo, ecco, già quando si portava, che ero piccolina, si portavano insomma i marsupi, si usavano molto, non mi sono mai piaciuti, quindi diciamo che era sempre, ecco, uno sfizio, diciamo, del momento, per seguire la moda, la tendenza del momento, però ecco, non ci avrei speso, ecco, non l'avrei preso di Gucci sicuramente, quindi l'ho preso da Stradivarius, questo l'ho pagato 15,99. Niente, fatto così, trapuntato, ovviamente nei capelli, e carino, fatto bene, ricorda un po', diciamo, il modello Gucci, perché quello di Gucci è un po' così ovale, e niente, porta la cintura e si lega così, con la fibbietta, carino, quindi, diciamo, colore rosso e marsupio, due tendenze in una. Continuando sempre con il colore rosso, sono andata da Jennifer e ho preso dei maglioncini. Allora, il primo vi faccio vedere, appunto, quello rosso, è questo qui, fatto in cotone grosso, ecco, vedete, una lavorazione bella spessa, e ha il cappuccio, è, diciamo, un po' sporty, resta un po' cortino. E poi ha questi laccetti, insomma, così, questi dettagli con il nero. Non lo so, mi è piaciuto, carino. Questo qui l'ho pagato 19,99 e ho preso una S. Poi, sempre da Jennifer, ho preso quest'altro maglioncino, che mi piaceva tantissimo, sia per i colori, perché il bianco, nero, rosso mi piace tantissimo come color block. E mi piaceva appunto anche questa scritta. E niente, insomma, il collo un po' a lupetto. Di questo ho preso sempre una S, l'ho pagato 15,99. Ovviamente il materiale lascia veramente a desiderare, ragazze, cioè tutto poliestere, però insomma mi piaceva, era carino, quindi magari lo uso quest'anno e poi lo butto. E poi ultimo maglioncino, sempre da Jennifer, mi piace tantissimo. Questo qui, sempre nero a costine, collo, mezzo collo, però ha questo dettaglio sulle maniche, che mi piace tantissimo, e la scritta, cioè la scritta London, W London, comunque mi piace tantissimo. Questo qui l'ho messo, quindi l'etichetta, eccola qui, anche di questo ho preso una S e l'ho pagato 15,99. Infine sono andata da Tally Vile perché avevo visto in vetrina una t-shirt che però era finita, quindi l'ho presa online, deve ancora arrivare, magari ve la lascio qui da qualche parte. E entrando però poi ho trovato anche questa che mi è piaciuta molto. Io le t-shirt con le stampe le amo, le adoro, le uso tantissimo anche in inverno perché le metto appunto sotto i cardigan. E niente, quindi ho preso questa t-shirt aspettando che poi mi arrivi l'altra. Una semplicissima t-shirt nera con questa scritta molto carina, con scritto "You'll find someone wilder inside", e poi la scritta "wilder" è un po' leopardata, non so se riuscite a vederla, questa luce spara un po', comunque è leopardata. E carina, questa qui l'ho pagata 4,99, quindi 5 euro, mentre invece l'altra l'ho pagata 9,99, quindi 10 euro.
Un'altra tendenza di questo autunno-inverno è sicuramente, sono comunque i colori fluo, di questi appunto non vedrete niente perché io detesto i colori fluo, non mi sono mai piaciuti, si sono portati già appunto in passato, già in precedenza, non mi sono mai piaciuti, non li ho mai sposati, neanche appunto sullo smalto, cioè zero, gli unici colori fluo che ho utilizzato erano gli evidenziatori quando studiavo. Dopodiché, veramente, non mi piacciono, li odio, ecco, non mi piacciono per niente, poi soprattutto d'inverno, insomma, non li trovo proprio adatti. Quindi, vedete, anche Zara ha proposto comunque dei maglioni, appunto, magari verde fluo, di questi colori molto, molto accesi. Però dei gusti bus, ragazzi, a me non piacciono, quindi non ho preso niente del genere. Altra tendenza è comunque lo scozzese, questa è un'altra fantasia che vedete tantissimo appunto in tutte le vetrine, sia il tartan appunto classico, sia anche i quadrettini più piccoli tipo Pied de Poule e insomma Principe di Galles, che già comunque ha spopolato l'inverno scorso, quindi tutte queste fantasie un po' scozzesi, soprattutto ovviamente nei toni, sempre del mattone e insomma tutte quelle variazioni di colori lì, giallo ocra eccetera. Io ho preso questa gonnellina che vi feci vedere già nel precedente video, una gonnellina tartan, questo color senape e i quadri sono un bordeaux, e carina, insomma, mi piaceva e niente, quindi sicuramente lo scozzese, e comunque tutte queste fantasie un po' a quadretti sono sicuramente di tendenza, ma ovviamente è sempre un corso di corso storico perché insomma lo scozzese si è già visto, ecco, sicuramente non è una cosa così nuova, ecco. Sicuramente poi continuerà a portarsi molto la pelle e soprattutto le copelle, quindi vedrete comunque minigonne in pelle e copelle, anche gonne longhette, quindi le gonne longhette, diciamo a tubino, quest'anno comunque si riportano davvero molto, e soprattutto anche materiale un po' vinile, ecco, quindi lucido, quindi vedete queste minigonne o anche pantaloni leggings in questi, diciamo, in questo tessuto vinile, quindi lucido. Sinceramente non rispecchiano proprio il mio gusto, il mio stile, e bisogna anche saperle portare, secondo me non stanno bene a tutti, io comunque non me le vedo addosso, però sicuramente è una tendenza che già si era vista comunque dall'inverno scorso, quindi questi pantaloni in vinile sia col rosso sia col nero, ecco, già in nero secondo me sono molto appariscenti, figuriamoci con il rosso, e idem anche per le minigonne, vedete che anche Zara ha fatto comunque delle minigonne in vinile sia in nero che in rosso, su alcune persone mi piacciono, però io ecco non me le vedo molto, quindi non l'ho presa. Poi sicuramente anche il Baker Boy, che già l'anno scorso aveva spopolato, ritorna appunto nelle tendenze di quest'anno, quindi il cappellino stile comunque un po' marinaio, ecco, anzi in realtà Baker Boy è panettiere, ecco, se vogliamo proprio dirla bene, e quindi diciamo si riporta anche, diciamo, di nuovo quest'anno. Io l'ho ripreso perché quello che ho preso l'anno scorso era troppo piccolino, quindi non mi piaceva come vestiva, l'ho preso da H&M e l'ho ripreso invece da Zara in questo tessuto un po' tweed. E allora ragazze, questo era tutto il mio shopping, queste erano le tendenze più evidenti, comunque più esilaranti, che ho selezionato per voi, e nulla, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, e nulla, ci vediamo sicuramente al più presto, spero, con un nuovo video. So che devo fare video outfit, ma veramente non riesco ad avere tempo, perché il video outfit mi richiede comunque sicuramente più tempo, però vi prometto che cercherò di farlo. Intanto comunque seguitemi anche su Instagram, perché anche lì insomma cercherò di pubblicare foto comunque di outfit, nel mio canale Iperuranio o Roberta Renta, e nulla, mettetemi un pollice in su se il video vi è piaciuto, vi ha tenuto semplicemente compagnia, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, e niente, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo.